Trentesima edizione del rally del Rubinetto qui nella patria del Rubinetto San Maurizio d'Opaglio, con un eccezionale numero davvero di partiti, 220 iscritti. Per la verità qualcuno non ha superato stamattina o non si è presentato lo scoglio delle verifiche, però in compenso c'è una piccola bella sorpresa: corre anche De Tommaso, il vincitore della scorsa edizione, con una macchina della categoria della classe A7. Un po' tutte le macchine possono vincere su diverse prove, perché sono prove abbastanza complesse e difficili. Sì, abbiamo scelto delle prove con tipologia diversa, dalla Mottarone che è una prova veloce, e altre prove speciali come tipo la Prelo e quella nuova di Foresto, che sono delle prove molto guidate. Poi c'è la classica Coiro Monte, che quest'anno si chiama Gianni Piola, però sono tutte delle prove molto belle. Davide, partire col ruolo di favorito e fare da lepre non è mai una cosa simpatica. Ma no, dai, favorito no, perché vedo che comunque già Romagnoli, per non dimenticare, cioè comunque Miele con la WRC, che secondo me stasera farà dei gran tempi, e poi dietro ci sono comunque Carmelino, c'è Pizio, poi magari mi dimentico anche di qualcuno, però diciamo che dicono favorito, ma non sono proprio così favorito, perché insomma noi ci mettiamo del nostro, ma non è mai facile. Guarda, provato, sono rientrato settimana scorsa che ero in fiera, siamo andati a ritirare il radar, siamo andati ieri pomeriggio praticamente. Questo qua è proprio rally di casa, ma l'abbiamo preparato in mezza giornata ieri. Sicuramente si parte come sempre per provarci, però sappiamo che non è mai facile, ogni gara ha una storia a sé, gli avversari davanti e dietro sono sempre forti, però penso che ci sono tutti i presupposti che esca una bella gara e ci si diverta. Anno che non saliamo in macchina, quindi riprendere un po' gli automatismi ci vorrà del tempo, cercheremo di puntare magari sull'età e magari riusciamo prima a riprendere gli automatismi, e sperando di riuscire a fare una bella gara, comunque sempre divertendoci e senza rischiare, portare a casa la macchina intera.